Ciao e benvenuti in questa nuova puntata di Working Out. Ci troviamo a Villars-sur-Allon, un paesino sulle montagne della Svizzera. Siamo ad agosto, fa caldo anche qui, quindi oggi il lavoro che andremo a fare sarà un lavoro super easy dove non andremo a sudare, ma andremo a lavorare bene tutta la fascia del core training, degli glutei, quindi tutta la fascia centrale del nostro corpo, ma non perdiamoci i discorsi, iniziamo con un riscaldamento, oggi un po' più tranquillo del solito, e andiamo a tonificare i nostri muscoli. Iniziamo col riscaldamento, primo esercizio, andiamo a divaricare le gambe, mani lungo i fianchi e andiamo a fare degli scivolamenti laterali. Abbiamo detto che oggi il lavoro non è dei più duri, fa troppo caldo, le temperature sono troppo alte, però possiamo tenere il nostro fisico in movimento lo stesso con esercizi un pochino più soft del solito. Scivolamenti laterali. Perfetto. Adesso andiamo a alzare entrambe le mani e la mano destra, scendendo, va sul piede sinistro, torno in posizione su con le braccia e vado a cambiare mano. Se ci fate caso, la mia mano che non va a toccare va a estendersi dietro. Questi sono tutti esercizi di mobilità, noi li usiamo per riscaldarci. Perfetto, ancora 10 secondi. Quattro, tre, due, uno. Ok, pollici sulle spalle, andiamo a aprire e buttare fuori l'aria. Inspiro quando apro, espiro quando chiudo. Dentro l'aria, fuori. Cercate di usare bene tutta l'articolazione delle spalle e quando apriamo dobbiamo sentire i muscoli pettorali che vanno in stretching. Ancora 5, 2, 1, ok, giù. Molleggio sulle gambe e quando salgo recupero il ginocchio lateralmente. Vedete che il movimento è laterale. Non siamo ancora in allenamento, quindi tutti i movimenti ampi. Il riscaldamento di oggi abbiamo detto che è molto soft, in realtà saranno proprio 3-4 minuti, il minimo necessario per entrare in temperatura e fare così poi il nostro lavoro. Perfetto, 3, 2, 1, stop. Mani sui fianchi e andiamo a fare 15 secondi di rotazioni di bacino tutto da un lato per poi dopo andare a cambiare lato. Ok. Pronti a cambiare lato? 3, 2, 1, via! Giriamo, giriamo. 5, 4, 3, 2, 1. Teniamo questa posizione e andiamo a mettere le mani sulle ginocchia, allarghiamo magari anche un pochino i piedi e andiamo a stirare prima tutto un adduttore per poi andare a fare la stessa cosa dall'altra parte. Tengo un attimo la posizione, scarico bene il peso qua sulla mano che va sul ginocchio, vedete che l'altra gamba è tesa, io più o meno mi conto 3 secondi di tenuta, 1, 2, 3, perfetto, ancora 10 secondi. Perfetto, adesso andiamo a fare corsettina sul posto, veniamo su con una gamba, stiro bene, vado giù e ripeto la stessa cosa dall'altro lato. Corsetta, vengo su, tiro, 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 meno 3-4 secondi di movimento e vado a ripetere la stessa cosa di là. Quello di cui avete bisogno oggi è soltanto un tappetino, non vi serve altro. Perfetto. Un giro di nuoto a dorso che non fa mai male, ci sta sempre in ogni riscaldamento. Creare un po' di mobilità alle spalle. Ripetiamo la stessa cosa ma a stile libero, quindi in avanti. If my songs go pop, pop, pop.
Ok, riscaldamento concluso, ragazzi. Prepariamoci per l'allenamento vero e proprio. Andremo a fare 10 esercizi molto semplici. Questi 10 esercizi li andremo a ripetere poi un'altra volta. Abbiamo bisogno, come detto, solo di un tappetino. Primo esercizio che andremo a fare, metteremo le gambe larghe, le mani strette e andremo a toccare dietro la schiena. Mi raccomando, tra un esercizio e l'altro abbiamo soltanto 10 secondi di pausa, ne lavoreremo 30, recupereremo 10, quindi dovete essere un po' veloci nel guardare la spiegazione per fare l'esercizio successivo, in modo da non iniziare in ritardo, ma iniziamo a darci dentro. 3, 2, 1, via! Prima tocco una mano dietro e poi tocco l'altra. Consiglio che vi do è quello di tenere le mani molto vicine tra loro e i piedi un pochino divaricati. Continuiamo. Okay. 5 secondi. 2, 1, stop giù. Andiamo a metterci su un fianco e andiamo a preparare un plank laterale. Quando si fa il plank laterale, i piedi possono essere divaricati oppure uno sopra l'altro. Io preferisco sempre la posizione di un piede sopra l'altro, ma in realtà è una cosa molto soggettiva. Prendiamo la posizione. Altro consiglio che vi posso dare, con gli occhi guardate la mano che rimane sollevata. Mettiamoci belli rigidi. Diamo impressione. Ancora 8 secondi. Teniamo la posizione. 3, 2, 1, stop giù e andiamo a cambiare lato e gomito. Gomito a 90 gradi, mano già sollevata e via, vado a estendere. Ricordatevi la respirazione, perché poi spesso quando siamo in isometria ci dimentichiamo di respirare e ci affatichiamo prima. Lavoro veloce oggi, tutto basato sul core, quindi si suderà poco, ma super esercizi questi per dare tonicità a tutto il fisico, salvare la schiena e ridurre anche il rischio di infortuni. 2, 1, stop giù, perfetto. Ci mettiamo in posizione a bridge, una gamba sollevata e andiamo a fare il bridge a una gamba sola. Via. Ricordatevi di espirare quando siamo nel punto più alto. Testa in appoggio. Quando andiamo giù sentite proprio l'osso sacro che sfiora il pavimento, il tappetino, per poi ripartire subito. 7 secondi. Teniamo sulla posizione anche nella pausa e andremo a fare un cambio al volo di gamba. Pronti? Cambio adesso la gamba, metto sull'altra e riparto. Espiro quando sono nel punto più alto. Ancora 8 secondi, poi il prossimo esercizio torneremo nuovamente pancia in giù con le mani in appoggio, quindi un plank sulle mani. Ok, rimettiamoci nella posizione del plank. Questa volta il ginocchio destro va in direzione, oppure se ci arrivate come me a toccare, il gomito sinistro e poi cambiamo gamba. Via. Quindi vado a toccare. Un segreto qua è stare un po' sbilanciati in avanti col corpo, quindi il naso deve superare la linea delle mani. Addominali dentro, ombelico dentro e facciamo muovere e le gambe. 2, 1, ok. Ci mettiamo seduti e andiamo a fare una variante degli 100. Quindi stando in appoggio sul sedere in equilibrio andremo a fare questo lavoro qui. Sulle gambe, via. Ecco, questa posizione è ottima. Se però sentite la schiena lavorare, allora potete appoggiare la schiena per terra
Comunque il segreto è non diventare mai gobbi, ma stare bene in apertura. Quindi estendiamo la nostra schiena. Prossimo esercizio lo facciamo a pancia in giù. Torniamo pancia in giù, mettiamo le mani a croce. Quindi questa posizione, piedi sollevati, e andiamo a fare dei piccoli movimenti con le braccia a salire. Stiamo facendo l'esercizio numero 8, quindi dopo queste ne avremo ancora due. Respiriamo. 3, 2, 1, stop. Andremo a fare un plank sui gomiti con una piccola variante che è quella di portare prima su una gamba poi sull'altra. 2, 1, via. Addominali dentro. Ancora 12 secondi. 8. 2, 1. Stop. Perfetto. Ultimo esercizio. Andiamo nuovamente nella posizione del plank. Questa qui. E chi ce la fa va a staccare la gamba sinistra, braccio destro, per poi fare cambio. Se è troppo duro per voi, potete farlo semplicemente staccando il braccio senza staccare la gamba. È bene incrociare, movimenti lenti, massimo del controllo. Dopo questo esercizio avremo pausa. 5 secondi alla pausa. Ok, stop. Respiriamo, recuperiamo e poi andremo a ripetere un'altra sequenza da 10 esercizi. Pronti a ripartire? Il nostro primo esercizio sarà un bridge normale, ma quando andremo in cima andremo anche a fare l'apertura delle ginocchia. 3, 2, 1, partiti. Nuova sequenza da 10 esercizi prima di concludere il nostro workout di oggi. Via, ricordatevi di andare su. Quando vado su apro, scendo, sfioro. Tre, due, uno, torno giù, mi metto in una posizione a stella. La mano destra andrà in direzione del piede sinistro, sollevando anche la spalla. Pronti? Via. Torno giù e vado a ripetere la stessa cosa. Concentratevi molto sulla zona dell'addominale, quindi andiamolo a contrarre attivamente ogni volta che facciamo il movimento. Perfetto, i gomiti in appoggio, schiena dritta, piedi estesi. Da questa posizione andiamo a fare delle sforbiciate tenendo bassa la posizione, schiena eretta, addominali attivi, e vado a fare la sforbiciata. Vedete la mia schiena, come cerco sempre di tenerla attivamente estesa, altrimenti la reazione normale sarebbe quella di chiudersi, invece noi dobbiamo aprire. Ancora 10 secondi. Dovreste iniziare a sentire gli addominali bruciare. 4, 3, 2. Ok, mettiamo i piedi in appoggio sul tappetino, anche le mani. Andiamo a sollevare e da questa posizione qua andremo a fare un incrocio sul piede e mano. Incrocio 1, tutto lentamente, tenendo sempre il controllo degli addominali.
Questo esercizio prende nome di reverse plank. Pancia in giù e andiamo a fare una variante più difficile dell'esercizio che abbiamo fatto prima. Quindi le mani che avevamo a croce questa volta vanno a fare un movimento completo a farfalla. Ottimo esercizio per andare a rafforzare i muscoli paravertebrali che contribuiscono a non farci venire il mal di schiena. Dieci secondi. Perfetto. Adesso manteniamo la posizione del plank sulle mani, ma teniamo 15 secondi questa gamba in raccolta per poi fare la stessa cosa con l'altra. Quindi teniamo. Questo è anche un ottimo esercizio per le spalle, oltre che per gli addominali. Teniamo. Ancora 5 secondi e cambio mano, cambio gamba, scusate. Cambio, via. E tengo. Tengo la pancia in dentro. Tre, due, uno, pancia di nuovo in su. Andiamo a fare questa volta una camminata sui talloni. Quindi da questa posizione vado a camminare, estendo. E torno indietro, via, testa per terra. Quando arrivate tesi cercate di non appoggiare il sedere e ricordatevi che i passi sono piccoli passetti, dobbiamo metterci un bel po' di passetti per arrivare nella posizione stesa. Io più o meno ne farò 8. Rubiamo al Pilates un esercizio e andiamo a fare gli 100, quindi gambe bene tese, chi ce la fa ancora più tese di me, eh? Mani lungo i fianchi, andiamo a fare il movimento degli 100. Concentratevi molto nell'estendere le braccia molto estese in avanti, espirare profondamente e arretrare l'ombelico, quindi farlo proprio entrare dentro. Via, via, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, stiamo sempre in questa posizione qua, andiamo a mettere le gambe sollevate e andiamo a fare un movimento a crunch con le gambe alzate, via, zona lombare, sempre in appoggio col terreno, sono solo le spalle che sollevano ma senza mai staccare la zona lombare, sentite gli addominali come lavorano. Prossimo esercizio andremo di nuovo a complicarci un pochino la vita. Vi dico già che la posizione sarà sdraiati col petto a terra. Ok, quindi sdraiati, petto a terra, ultimo esercizio ragazzi. Sta per partire l'11esimo, gambe a stile, questa posizione qua e andremo a fare questo lavoro. Via, vado ad estendere, sguardo in avanti, 10 secondi, 5, ok, stop ragazzi, allenamento concluso, spero vi sia piaciuto. L'allenamento di oggi è stato molto semplice, molto facile, infatti per chi vuole faticare di più, magari potreste rifarvi un'altra volta tutta la sequenza, tutto l'allenamento di oggi, ma vista le giornate calde che ci sono ad agosto è giusto fare allenamenti semplici
e tenere un po' in movimento il fisico. Vi consiglio, prima di alzarvi, magari con temperature calde, la pressione magari è un po' bassa, statevene ancora un pochino a terra, magari tirate fino a gamba al petto, fate 2-3 minuti di stretching e poi concludete l'allenamento di oggi. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Working Out, come sempre è stato un piacere allenarvi insieme a voi, un saluto dalla Svizzera.